Cari compagni di avventura, cosa dire su questo 1038? Allora, c'ha una grandissima cosa ed è che proprio è pazzesca, che se Oda vuole veramente mettere in scena quella cosa che sta costruendo pian pianino, secondo me si arriva a un plot twist che è follia pura, ma che mi piacerebbe tantissimo. Però per il resto, sì, questo 1038 è un decrescendo continuo, perché inizia in bomba e poi c'è un continuo. Come dire, abbassarsi della tensione narrativa, secondo me, o quantomeno per quella che è stata la mia lettura nello specifico. Ora, come avevo già detto anche nella chat community qui su YouTube, c'è una cosa che permette di fare una teoria super bella, super fica, che è quella che vi dicevo anche poco fa, ma che non tratterò in questo video perché, come sapete, nel video di analisi e riflessione sulla componente spoiler del capitolo non ha senso fare teorie. Attendiamo domenica, attendiamo Manga Plus e a quel punto facciamo poi un video totalmente dedicato alla teoria, anche perché non ha senso secondo me andare a mescolare teorie e analisi, non è una cosa che è nelle mie corde. Quindi parliamo per l'appunto di queste cose, di questi fronti narrativi spoiler che sono ben 8, mannaggia la miseria, ed è particolare per più motivi che siano proprio 8. Perché siano così tanti in questo, non che il numero sia specifico, però ci sono tanti fronti narrativi dove però purtroppo per questo calando di tensione non accade di fatto niente in questi fronti narrativi. Io comunque ve ne parlerò uno per uno cercando di dire quello che secondo me potrebbe essere interessante dire. Però poi a conti fatti questo 1038 io l'ho letto e sono rimasto estremamente deluso, come se non ci fosse stato. Sarà che dopo 2 settimane di pausa, boh, mi attendevo qualcosa di un po' più frizzantino. Sarà che le pedine vengono continuamente spostate e dopo 100 capitoli, sì, più o meno, in cui queste pedine vengono spostate, sono un po' stanco e stufo di vedere sempre la stessa minestra riscaldata. Tanto personaggio A va in punto B, personaggio B va in punto A e quindi continuano a scambiarsi e invertirsi all'infinito. Un po' mi rompe come situazione. Però ribadisco, il mio approccio. Parliamo invece delle cose specifiche che accadono nei vari fronti e vediamo co cosa riusciamo a cicciar fuori da questo 1038. Primo fronte narrativo, scontro tra Raizo e Fukurokujo che continua imperterrito nella sua staticità. Quando ne ho parlato con Fra e con Angelo, gli avevo detto che cioè, capisco, no, l'idea alla base dello scontro, cioè che sia uno scontro di ideali, di volontà, quindi la fedeltà che loro mostrano nei rispettivi, tra virgolette, padroni, nel senso che c'è Raizo con il clan Kozuki, c'è Fukurokujo con la figura dello shogun, indipendentemente da chi sta incarnando la figura shogunale, lui è fedele alla carica e non alla persona, mentre Raizo è fedele alla persona e non alla carica. Questo è molto particolare ed è bello come concetto, però poi lo scontro sono ninja, no? Abbiamo visto un Raizo che combattendo contro Kaido prendeva le sue tecniche e le rimandava contro, e con una potenza assurda tra l'altro, quindi le tecniche ninja sono molto molto belle, sono molto forti, sono interessanti da vedere, però poi questo scontro tra due ninja si sta risolvendo in ti tengo lì paralizzato e perderà chi brucerà per primo. Per carità, anche qui bello il messaggio di fondo. C'è Raizo che è estremamente più bruciato di Fukurokuju perché è completamente avvolto dalle fiamme e ovviamente vincerà perché deve dimostrarsi un fedele servitore di Oden, l'uomo che è rimasto immerso nell'olio bollente, che è bruciato vivo e che gli ha salvato la vita. Quindi cioè, capisco questo rimando, però poi dal punto di vista proprio della estetica del combattimento, dell'intrattenimento di questo combattimento, cioè questi due si stanno guardando così. Quindi io vedo due stronzi che si fanno questo e basta. Non è coinvolgente il combattimento, è interessante l'idea, però ribadisco, è la terza scena di fila dove li vediamo fermi che si guardano così. Un po' sì, cioè, credo sia opinione generale, insomma, che anche per voi come scontro non sia chissà che bello, interessante, intrattenente. Ribadisco, carino il tema, carino il modo in cui viene veicolato, però proprio a livello di intrattenimento, di azione,
manca, no, quella componente un po' più interessante. Non è dinamico, è statico. Io ho fatto la battuta ad Angelo Fra dicendo che, vabbè, persona, sono veneto, con la scuola si andava a Bassano del Grappa, si andava continuamente a vedere le trincee costruite in montagna, eccetera, eccetera, nella prima guerra, e dicevo che dai resoconti, dalle ricostruzioni, queste cose, i combattimenti in trincea, che sono per definizione combattimenti statici, sono molto più interessanti da osservare rispetto al combattimento tra Raizo e Fukurukuju. E un po' questa cosa, cioè, l'avevo detta per scherzare, ma lo credo anche abbastanza, nel senso, non mi sembra, ribadisco, immaginatevelo animato, immaginatevi un film in cui due stanno combattendo tenendosi così, fermi, non è interessante, non ci sono neanche dialoghi. Cioè, tutte le cose che vi ho detto a livello del tema, dell'argomento, sono mie chiavi di lettura, non sono dialoghi in cui esplicitano quella chiave di lettura. Quindi potrebbe anche non essere quello che sto dicendo io, e magari nella testa dell'autore c'è tutt'altra cosa. È quello che un po' mi destabilizza. Ci fossero dei dialoghi, apprezzerei di più, no? Invece è tutto lasciato completamente alla libera interpretazione, che può essere tutto e può essere niente. Che secondo me è un grande punto debole di questo primo degli 8 fronti narrativi che dobbiamo commentare quest'oggi. Però passiamo al secondo. Ah, qui entra in scena Jinbe, che quello che fa è salvare le vite ad alcuni samurai che si stanno vedendo il tetto crollare addosso, e non accade nulla di particolare. L'unico aspetto secondo me interessante di questo secondo fronte narrativo è il modo in cui gli altri personaggi si approcciano alla figura di Jinbe, che finalmente non viene più descritto, no? Ti trovi questo personaggio davanti e dici: oh mio Dio, ma quello è Jinbe, quello della flotta dei sette, oppure è Jinbe quello che stava con Barba Bianca, oppure è Jinbe quello che ha combattuto con Ace, oppure è Jinbe quello che stava con Big Mom, no? Queste cose qua. Adesso finalmente è diventato: oh guarda, c'è Jinbe, cioè tu sei quello della ciurma di cappello di paglia, no? Quindi c'è finalmente questa associazione tra il personaggio e la ciurma con cui adesso sta, che era importante prima o poi avvenisse. Deve un po' il personaggio smarcarsi dall'accostamento alla figura del governo, e quindi con la flotta di sette, alla figura di Barba Bianca, alla figura di Big Mom, o in generale del regno degli uomini pesce. Lui ormai è un pirata sottoposto di Luffy cappello di paglia, lui è un Mugiwara, quindi deve per l'appunto essere, soprattutto dall'autore, quindi rompendo un po' la quarta parete, l'autore deve iniziare a far dire ai personaggi questa cosa, perché lui veniva sempre e solo descritto come l'ex membro della flotta di sette, l'ex Shichibukai. E finalmente questo approccio, questo cambiamento inizia ad avvenire, e probabilmente il coronamento sarà a fine Wano Kuni, però era giusto mostrare Jinbe in quell'ottica, dopo così tanti capitoli in cui non avveniva ormai, cioè lui è ufficialmente un Mugiwara, hanno fatto anche il brindisi, però per gli abitanti del mondo di One Piece non era ancora un membro della ciurma di Luffy, adesso lo sta iniziando a diventare ufficialmente, quindi sono contento che quel fronte, per quanto completamente inutile alla narrazione, non serve a niente, almeno c'è quella chicchetta che dice: va bene, dai, inizia a esserci questa evoluzione del personaggio, con l'introduzione effettiva e ufficiale nella ciurma del protagonista. Ma passiamo al terzo fronte. Chopper ha smesso di essere kawaii. Passiamo al prossimo fronte. Allora, carina la costruzione con Zoro che inizia a sentire, no, gli effetti di questo caspita di farmaco dei Mink, eccetera, eccetera. Bellina la scena, no, con Morte che si avvicina, sembra essergli pronto a dare con la sua scure la grazia, insomma, porre fine ai dolori terreni del personaggio di Zoro, cosa che in realtà è una visione molto occidentale e estremamente lontana dalla concezione orientale, ma non importa. Zoro che si preoccupa, se la fa sotto, poi c'è Brook sotto il mantello, quindi ecco come credo sia ormai la quarta o quinta volta che questa cosa succede, che Oda utilizza il personaggio di Brook come gag comica per associarlo a una figura folcloristica affinché i personaggi a Wano Kuni abbiano paura. Lo aveva fatto al castello di Orochi, lo aveva fatto con i cittadini in giro per la capitale dei fiori, lo aveva fatto con i samurai a Kuri, lo aveva già fatto, se non erro, tipo al distretto Luci Rosse del castello di Onigashima, e lo sta rifacendo adesso con Zoro, perché dai, quello è palesemente Brook. Chi dovrebbe essere se non Brook?
Cioè all'inizio con i primissimissimissimi spoiler di martedì si poteva pensare, boh, uno zombie rianimato, oh che bello, è tornato magari Gecko Moria, finalmente, così può affrontare anche lui Kaido, visto che tutto il personaggio di Gecko Moria si basa sul vendicarsi di Kaido, e invece no, è Brook che sta facendo il Brook, fa la gag, è il comic relief. Un po' triste, se risvolto per l'ennesima volta sarà solo Brook che fa gag, perché se vi ricordate c'era anche a Zou, quando arriva la ciurma protagonista dopo la divisione con Sanji eccetera eccetera, no, sconfiggono Doflamingo, vanno a Zou, arrivano e parlano di un compagno della ciurma morto e tu dici, oh no, Sanji ha tirato le cuoia, cioè che era ovvio che non sarebbe successo, però c'è questa cosa del un compagno di ciurma è morto e poi era Brook, che lui è, cioè è perché è uno scheletro, no? Quindi è morto. Ecco. Sono forse troppo vecchio per queste battute, non lo so, non mi fanno ridere. Brook in questo fronte narrativo lo vedo un po' come la quota teoria, no? Nel senso che Oda ormai ha capito che se vuole, tra virgolette, tenersi stretti i lettori di One Piece, non è importante che il capitolo sia disegnato bene, non è importante che abbia uno sviluppo coerente, non è importante che abbia uno sviluppo interessante, l'importante è che ci sia la quota teoria, cioè quel fattore, no, quella vignetta che faccia spippettare per una o due settimane i lettori affinché facciano ipotesi disparate. Sono certo che ad oggi sono già uscite almeno 8 diverse teorie sull'identità dello scheletro, sono certo di questa cosa perché ormai dopo 6 anni e mezzo che faccio video su One Piece, la community One Piece sono un po' credo di conoscerla, ecco, e quindi sono certo che Brook o il non Brook o Zoro che vede la morte sarà un argomento interessante di discussione. Ribadisco, da come è messa la scena mi pare abbastanza palese Brook, non ci fosse stata no, quella descrizione del primo piano del volto di morte, potrebbe essere stato cioè qualsiasi altra cosa, magari più mitologico, magari legato all'identità della Enma, visto che le due spade di Oden, una è il paradiso e una è l'inferno, no? Queste cose, invece no, serve solo Brook, cioè probabilmente è Brook, allora il 99.9% è Brook, poi magari lo 0.01% è una trollata ed è un gemello di Brook che in realtà è veramente l'incarnazione dell'inferno delle spade di Oden, quindi chi lo sa, però non credo, mi sembra veramente Brook. E quindi prossimo fronte narrativo, vi ho detto che sarebbe stato incalando questo capitolo e questo commento anche perché manca Pepe al 1038. Nuovo fronte narrativo che bisogna trattare è quello di Franky che sta cercando Zoro e basta, non c'è nient'altro da dire, quindi passiamo al fronte narrativo di Izzo che è molto 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 più interessante. Allora, personalmente ho già letto opinioni discordanti su ciò che si vede, ciò che viene espresso, ciò che viene narrato e descritto negli spoiler del fronte narrativo di Izzo, perché allora viene fatto presente che lui è ferito, è stanco e che per quanto i pirati di Kaido siano molti e molto scarsi, sono comunque appunto molti e quindi alla lunga riescono a metterti alle strette anche un personaggio che è molto molto forte, molto noto come un ex capitano di Barba Bianca. Ora, non è nulla di nuovo questo, nel senso che abbiamo già visto a Cake Island come Ruffy, anche contro avversari deboli, sovrastato dai numeri, alla fine era stato catturato dalle truppe di Big Mom e, ribadiamolo, Ruffy era più forte di tutti gli avversari che facevano parte del plotone che lo hanno caricato per arrestarlo, ma proprio perché era uno contro migliaia di avversari, alla fine le ha prese. Cioè, prendi un pugno, prendi un altro, ti stanchi, cioè, inevitabilmente il fattore numerico in una guerra è importante. Quindi Izzo ribadisce che, per quanto siano estremamente scarsi, grazie, lo sapevamo anche noi, ce ne eravamo accorti, un saluto a Oldem, vera star della ciurma di Kaido, ricordiamolo che Oldem era tra i personaggi più forti vista la carica politica che deteneva nella ciurma di Kaido e visto che la ciurma di Kaido si basa politicamente sulla forza, quindi la gerarchia è data non dalle abilità individuali ma dalla forza in combattimento, quindi se i vertici della ciurma sono come Oldem, alla buon'ora andare a conquistare
altri regni, però insomma il numero elevato di nemici mette in difficoltà anche personaggi di alto calibro come Izzo. Però poi incrocia la CP0, anche lì, bello come la CP0 le dica, facciamo finta di non esserci visti, tu vai per la tua strada e noi andiamo per la nostra. Cioè non vogliono dissipare altro tempo e dissipare altre energie affrontando un altro nemico che gli si frappone in mezzo. Quindi la CP0 soffre un pochettino il fatto di essere un gruppo di spionaggio, nel senso, mi cerco di spiegarmi meglio. Sono molto forti, l'abbiamo visto. Però qual è il problema? Loro devono agire nell'ombra, quindi hanno molti più pesi e responsabilità rispetto a personaggi X che possono girare come i pirati. Quindi loro hanno bisogno che rimanga mistero e segreto sui loro spostamenti, quindi dovrebbero eliminare ogni interferenza, ma loro stessi sanno che le interferenze possono essere forti come Izzo. Quindi perché andare a disperdere tempo ed energie contro avversari che sicuramente possono sconfiggere, perché credo, visto come ha preso Izzo soprattutto, che possano sconfiggerlo in un 2 contro 1 soprattutto, ma poi rimane il fatto che loro hanno una missione, hanno un tempo che devono rispettare per completare la missione, eccetera eccetera. Quindi chiaramente loro non vogliono approcciarsi al combattimento contro Izzo e non sono pratici o idonei ad agire in un contesto bellico come quello che sta avvenendo a Onigashima. Loro sono più da missioni di spionaggio, quindi roba che avviene sotto banco, dove non ci sono continui spostamenti di pedine a destra e a sinistra, quindi è proprio un ambito lavorativo che è estremamente lontano e diverso da ciò che sta avvenendo a Onigashima, ma questo è un punto di vantaggio per chi è contro la CP0. Però poi secondo me faranno la fine, cioè Izzo farà la fine delle due supernove, quindi un po' le prende, non verrà ucciso, perché figuriamoci se poi la CP0 porterà a termine l'idea di restare nell'anonimato, quindi sconfiggerà tutti, però non ucciderà nessuno, quindi poi tutti sapranno che era lì. Ma vabbè, ci abbiamo già parlato di questo problema narrativo della CP0, io ormai me la sono messa via e basta, quindi inizieranno ad esserci mazzate tra di loro e tutto là. Devo dire che secondo me è uno dei punti più alti quello di Izzo nel capitolo in generale, cioè sono molto belle le scene in cui Izzo parla, è molto caricato proprio il personaggio, e secondo me questo dipende dal fatto che esteticamente è molto richiamante tutta la questione teatrale giapponese, essendo un arco narrativo che a proprio livello narrativo è teatro adattato. Secondo me c'è quest'idea dell'autore di voler caricare, no, la drammaturgia nel personaggio di Izzo. Però insomma poi vedremo il combattimento, sperando che almeno questo combattimento si veda, perché mi piacerebbe vedere finalmente questi comandanti di Barba Bianca, qual è il loro livello di combattimento, perché poi onestamente finora non li abbiamo mai visti combattere. A Marineford non li abbiamo visti far praticamente niente. Qui Marco non ha ancora fatto un ciufolo, Izzo combatte solo off panel, e quindi cioè è una guerra ma non la stiamo vivendo questa guerra, se non negli scontri uno contro uno della ciurma protagonista e basta. E un po' questo mi dispiace. Chiaro che se per ogni personaggio dovesse fare scontro uno contro uno e mostrarcelo, sarebbe un capitolo per ogni personaggio, il che si allungherebbe ulteriormente questa saga. Però non lo so, sono molto combattuto, sono un po' un lettore incontentabile, so che è un mio problema, un mio difetto questo, perché vorrei vedere delle cose ma poi probabilmente non apprezzerei la troppa dilatazione temporale per gli scontri, perché comunque non sono troppo un amante degli scontri, non mi interessano gli scontri in One Piece. Non lo so, ribadisco, è un mio problema, è un mio difetto da lettore, l'essere tendenzialmente incontentabile su alcune cose. Però ribadisco, parlando della drammaturgia del personaggio, Izzo mi sta piacendo tantissimo. Però è una piccola perla del capitolo su una marea di cose che, cioè io dico, Chopper, Frankie e Brook, proprio show. Passiamo al prossimo fronte narrativo, insomma. Allora, parlando della parte, no, che riguarda Yamato, carine, cioè nel senso carine le scene per come vengono messe giù e descritte, carini i nomi degli attacchi, le tecniche che ricordano, come sempre per Yamato, determinati elementi mitologici, quindi vabbè, bellino, poi approfondiremo meglio magari più avanti con l'uscita su Manga Plus. Belline, e l'unica cosa che mi lascia molto perplesso è il power level del mostrone di fuoco, perché ricordiamoci che questo demone, yokai di fuoco, è un dipinto che ha fatto Kanjuro.
Yamato è un personaggio che ha il potere del ghiaccio e che teneva a testa con il suo ghiaccio all'attacco di fuoco più forte di un imperatore. Teneva a testa a un imperatore nell'uno contro uno. Chiaro, le avrebbe prese poi a lungo andare, ma intanto teneva a testa un imperatore e pareggiava la sua tecnica di ghiaccio con una tecnica di fuoco. Quindi che il suo ghiaccio non riesca a contrarrestare questa fiammerella dipinta un po' mi fa rosicare, perché se Kanjuro possiede una tecnica così forte, cioè è una tecnica di fuoco più forte di Kaido, è un problema. Cioè, nel senso, poteva risolvere tutto usando quella tecnica mille volte prima. Cioè, è questo che un po' mi fa rosicare. Magari, non lo so, Yamato si è depotenziato nel mentre, ma non credo. Ha pure uno Zoan, quindi dopo 10 minuti recupera le forze. Praticamente funzionano così i frutti Zoan. E ribadisco, il potere di ghiaccio che può sparare era pari al potere di fuoco del drago e utilizzato dall'imperatore. Può farsi un rivestimento di ghiaccio? Non lo so, vedo questo scontro poco interessante. E se viene protratto ulteriormente, cioè se già non è riuscito a spegnerlo in un colpo, no, ok, quindi instant, se si protrae per un altro capitolo in cui non riesce a vincere questo fuoco, un po' rosico. A meno che anche qui Oda abbia depotenziato, quindi a livello di battle boarding sminchiato di nuovo i livelli di forza Onigashima per far durare di più lo scontro, affinché arrivi un personaggio X, sconfigga definitivamente questo cavolo di Kanjuro e quindi la tecnica, quindi sto dipinto si dissolva nell'etere. Potrebbe anche succedere questo, rimane sempre ancorato nella narrativa Kabuki, però rimane il fatto che se poi devo star lì a pensare allo scontro di Yamato, a me personalmente pare senza senso. Ribadisco, per ciò che abbiamo visto sul tetto di Onigashima, il fatto che le prenda da questo fuocarello secondo me non ha senso, altrimenti questo fuoco è più forte di Kaido. E lo vedo... Non... No. Dai. Ma fatemi sapere nello spazio commenti. Che per ora mi sono lamentato di parecchie cose, voglio sapere cosa ne pensate. Ma abbiamo l'ultimo fronte a analizzare, che è quello che dà titolo al capitolo. Che è un titolo anche un po' paraculo, visto che in realtà è uno dei fronti meno lunghi dell'intero capitolo. Comunque lo scontro tra Big Mom e le due supernove. Facciamo un discorso serio sempre di battle board, intanto qui sono solo mazzati ignoranti. C'è un bel riferimento di Kid a un elemento del punk, come ogni suo attacco, come ogni sua tecnica, quindi bellina quella cosa. È interessante la nuova tecnica di Lo, anche se c'è il problema del fatto che ci aveva detto poco prima che si usava il risveglio, lo poteva usare una volta sola perché era one shot, perché gli consumava l'energia eccetera eccetera, siamo già alla seconda volta che lo utilizza, ma facciamo finta che abbia voglia di combattere, questa voglia di combattere si trasformi in stamina ritrovata. One Piece a livello di volontà funziona così, non è importante il valore di stamina matematico, ecco, mettiamola da quel punto di vista. Ciò che mi lascia perplesso è il fatto che abbiamo due imperatori che stanno attualmente combattendo con le supernove. Abbiamo Kaido che sta combattendo in un 1 contro 1 contro Luffy e abbiamo una Big Mom che sta combattendo 1 contro 2 con Kid e con Law. Nello scontro Kaido contro Luffy abbiamo un Kaido che sta dando il 100%, perché come c'era stato detto nel capitolo scorso, quando lui si ubriaca dà il 100%. Quindi Kaido è al massimo del suo potenziale, utilizza tutte e tre le forme, le continua a mixare durante il combattimento, usa la tecnica della scimmia ubriaca. Quindi Kaido dà il 100%. Luffy non ha utilizzato neanche il Gear Fort per ora. Passiamo. Quindi ha ancora un ancora un power up che può usare. C'ha lo Snake Man. Passiamo all'altro fronte. C'è Big Mom che più o meno sta usando tutti i poteri che possiede. Si era anche ingigantita perdendo anni di vita, no? E abbiamo anche le due supernove contro, quindi non una, due supernove che stanno utilizzando il pieno potenziale, che si tramuta in utilizzare il risveglio. Quindi, a livello di livelli di forza, o Big Mom è schifosamente più forte di Kaido, o Luffy è schifosamente più forte di Kid e di Law messi insieme. Perché? Perché se Luffy, senza utilizzare il risveglio, e senza utilizzare il Gear Fort,
tiene testa a un Kaido che sta dando il 100%, allora c'è, quindi nel momento in cui usano Snake Man vince, c'è abbastanza lineare, no? Cioè se adesso è pari, usa lo Snake Man e lo supera. Dall'altra parte abbiamo due supernove che stanno utilizzando il risveglio, stanno utilizzando pieni poteri, stanno comandando in 2 contro 1 e non riescono a sconfiggere l'imperatrice. Quindi o abbiamo mal capito i livelli di combattimento e Kaido è più scarso di Big Mom, ma non credo, oppure questa cosa, cioè con questo Oda ci vuole proprio evidenziare che Luffy è già diventato di un altro livello. Che quindi quando anche Kaido guardava Luffy e si ricordava, no, di Roger, di Shanks, di Xebec, di questi personaggi qui, ha decretato che, l'autore ha decretato, non Kaido, Oda ha decretato che Luffy ormai è a quel livello, mentre le altre due supernove sono rimaste indietro. Perché, boh, però sì. So che questo è il discorso puro di battle boarding, alla fine non c'è molto nucleo tematico da dire su questo capitolo, se non che a Law gli si allunga la spada, con tutti i doppi sensi che potete ben intuire, e quindi esce la spada lunga. Non lo so, io sono estremamente aperto alle vostre idee, sono super interessato a leggere per uno spazio commenti cosa ne pensate, perché io stesso sono molto combattuto su questo utilizzo di Oda dei combattimenti in questo capitolo, cioè in generale a Onigashima, ma soprattutto questo capitolo mi lascia molto molto perplesso in tutte le sue sfaccettature. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, sia in positivo che in negativo, cioè potreste, mi spiego meglio, no? Magari nello spazio commenti potreste dirmi che non concordate con me, che trovate tutto invece super interessante, oppure potreste trovare altre cose che io invece apprezzavo negative e cose che io non apprezzavo positive. Insomma, fatemi sapere in generale proprio, quindi parliamone a tutto tondo. Potrebbe essere che si faccia nei prossimi giorni una call su Telegram, nel gruppo chat, quindi entriamo, parliamo tutti quanti a voce, sia perché avevo promesso, l'avremmo fatto avendo raggiunto, anche se per un breve istante, i 1900 membri in chat, sia perché per l'appunto potremmo parlare di questo capitolo domenica sera, dopo la live con Delly che abbiamo per l'appunto domenica alle 6, quindi dopo la live di Delly potremmo fare una call di mezz'orettina su Telegram, quindi in caso entrate su Telegram domenica propongo questa call dopo il capitolo. Va bene, non ho altro da dire se non che fatemi sapere cosa ne pensate, i link come sempre ce li avete, se volete supportare il mio progetto su Patreon sappiate che stiamo lavorando un sacco in team per portare dei video documentari a tutto tondo, molto belli, molto 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 belli, che viene interamente finanziato questo progetto attraverso Patreon, quindi se volete darmi una mano su Patreon il link lo trovate lì, potete vedere un po' di cose. Sapete invece che il mio libro è ancora in preordine, quindi potete trovarlo scontato al 5% utilizzando il codice sconto ATTACK, il libro è su Attack on Titan, e parla tutto tondo dell'opera senza fare spoiler, ed è un'arma a doppio taglio quel libro, perché potrebbe servire per chi l'opera non la conosce, potrebbe servire per far rivalutare l'opera a chi l'ha abbandonato, potrebbe dare una completezza a chi invece l'opera la continua a seguire anche guardando se no gli episodi settimanali dell'ultima stagione, però magari vuole qualche approfondimento in più sull'editoria, sull'autore, su come sono stati sviluppati i personaggi e perché, perché ci sono varie meccaniche di narrativa proprio che magari uno poi si perde perché insomma non è il suo campo di studi, ci sta. Quindi ho scritto questo libro a tutto tondo sotto a contenere, sapete, per l'appunto lo trovate linkato. Basta, ho detto troppo, mi si sta seccando la gola, quindi fate i bravi, mangiate le verdure, mi raccomando, siate cortesi ed educati nello spazio commenti, non insultate chi non la pensa come voi, e basta. Ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale o alla prossima live. Tra l'altro, stasera sono ospite d'arte settima, che abbiamo il tempio dove io, nel ruolo di maestro, così purtroppo mi hanno deciso di chiamare, parlerò di opere fumettistiche o animate, insomma, è un appuntamento mensile. Se volete passare sul loro canale Twitch, vi lascerò anche quello linkato nell'info box. Quindi dai, fate i bravi, mangiate le verdure. E alla prossima. Bella a tutti.